Buonasera, benvenuti all'appuntamento con la comunicazione economica di Confindustria Chieti Pescara in collaborazione con Rete 8. Parliamo nella puntata odierna di valorizzazione delle differenze nei contesti aziendali e questo ha una implicazione non solo dal punto di vista etico, ma coinvolge aspetti legati alla organizzazione e al business, tant'è che esiste una norma ISO che funge da guida per potenziali investitori. Quindi nel momento in cui parliamo di inclusione dobbiamo far riferimento anche a paradigmi vincenti dal punto di vista economico e sociale. Ne parliamo con gli ospiti che sto per presentarvi. Quindi do il benvenuto in collegamento a Stefania Grea, che è segretaria generale della Fondazione Human Age Institute. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. In studio abbiamo Gennaro Mucciariella, che è Head of Region Manpower. Buonasera. Buonasera a lei, grazie. E ancora Simona De Giorgio, che è Senior Manager Information Technology di Aptar Group. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei e a tutti gli ospiti. Partiamo con l'ospite in collegamento per appunto parlare di non profit, di diversity e di inclusion e quindi tenteremo di capire meglio a che cosa fanno riferimento questi concetti partendo appunto dalla fondazione che lei rappresenta. Prego. Grazie. La Fondazione Human Age Institute è la fondazione di Manpower Group che si dedica agli aspetti di responsabilità sociale. La fondazione vede gli albori nel 2014 perché Manpower Group sente fortemente l'esigenza di occuparsi di progetti dedicati proprio agli aspetti sociali, di integrare forti della nostra vocazione con la quale siamo nati, cioè lavorare ma fare anche il bene, quindi di integrare anche le persone che sono in uno stato di fragilità temporanea oppure permanente. Da allora la Fondazione compie tanti passi, iniziamo 3 anni fa ad occuparci dei primi progetti operativi dedicati al sociale. Oggi la Fondazione Human Age, Fondazione di Manpower Group, pone al centro gli obiettivi e i valori ESG, quindi i valori dedicati all'attenzione all'ambiente, all'attenzione al sociale, alla governance corretta delle nostre aziende e pone al centro in particolare l'attenzione ai diritti umani, all'inclusione, alla diversity con la S di questo acronimo ESG. E come ne poniamo l'attenzione? Innanzitutto guardando a quegli obiettivi sostenibili che l'ONU ha definito, i famosi 17, noi come gruppo ne guardiamo con attenzione 6 dedicati alla diversity, all'inclusion, dedicati a un lavoro dignitoso, dedicati anche a un programma di formazione dignitoso e all'interno di questi obiettivi realizziamo progetti filantropici dedicati agli altri. Poniamo al centro della nostra fondazione il lavoro e la fondazione vuole essere un ponte tra le persone fragili e le organizzazioni. Noi vogliamo fortemente ampliare e stimolare il dialogo fra queste due entità attraverso una fondazione aperta che collabora con altre fondazioni, che collabora con istituzioni, con altri enti del terzo settore per portare il lavoro, perché siamo convinti che dal lavoro parta ogni cosa. Il lavoro è dignità e permette alle persone di rientrare in una comunità sociale, in una comunità finanziaria. Grazie per questa introduzione che mi consente di tornare qui in studio per passare la parola al dottor Mucciariella, appunto per chiedere come in un momento come questo una realtà che si occupa di lavoro interpreta i concetti di inclusion e di diversity. A lei. Sì, grazie. Manpower è una realtà internazionale, è da 75 anni che è stata fondata ed è presente in Italia da oltre 25 anni. La diversità e l'inclusione sono nella mission della nostra azienda. Sostenere la diversità e sviluppare per quanto possibile e favorire l'inclusione è per noi una priorità. Siamo convinti che la diversità sia un valore per le organizzazioni, sia qualcosa che stimoli il confronto,
favorisce la crescita individuale, non solo appunto delle persone, ma anche delle organizzazioni stesse, e anche l'innovazione. Ed è per questo che noi cerchiamo di sostenerla il più possibile con le centinaia di organizzazioni, di aziende con le quali entriamo in contatto quotidianamente. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso le attività di training, ma anche con dei progetti. Uno per tutti, MyPath, è un progetto molto importante che sviluppa attraverso attività di training, di coaching, di sviluppo e sostegno delle competenze, anche quelle trasversali, permettono di aumentare l'occupabilità delle persone. Noi oggi siamo concentrati sui talenti, sulle persone e quello che possono esprimere all'interno delle organizzazioni. MyPath lavora sull'aumento dell'employability delle persone stesse e il sostegno della loro occupabilità nel tempo in un mercato che è chiaramente in continua evoluzione e in rapido cambiamento. Abbiamo tra i pilastri quello della gender inclusion e Manpower, come accennava anche la mia collega, ha una certificazione dell'ONU per quanto riguarda la gender diversion e quindi la presenza delle donne all'interno dell'organizzazione stessa. Puntiamo ad avere il 50% della leadership globale tutta al femminile. Questa è una sfida molto importante. L'Italia è molto vicina a questo perché il 78% delle nostre persone all'interno dell'organizzazione sono donne e il 50% di queste ricoprono ruoli manageriali. Quindi raggiungere un obiettivo del 50% della leadership è sicuramente un qualcosa di molto sfidante. I nostri report, quelli sul mondo del lavoro, dicono che nell'anno 2022 abbiamo dato occupazione a più di 110.000 persone in Italia, che 12.000 sono passate attraverso dei percorsi di riqualificazione, di upskilling tramite il progetto MyPath di cui accennavo prima, ben 25.000 addirittura sono state formate tramite Manpower nei propri percorsi di training o attraverso Experis Academy, che è la nostra company sui percorsi più specializzati e di elevato contenuto specialistico. E per ultimo, il tema anche delle disabilità, per noi è un valore molto importante, abbiamo un team di persone che lavora a livello nazionale su questo e si confronta con le aziende clienti per creare delle opportunità reali di occupazione sostenibile e di valore. Lo facciamo addirittura con delle numeriche importanti, perché lo scorso anno abbiamo inserito ben 2.500 persone appartenenti alle categorie protette, quindi dando un lavoro reale a questa categoria lavoratori. Questo intervento molto interessante mi consente di passare la parola alla dottoressa De Giorgio, che rappresenta appunto Aptar. Ci parlerà di un aspetto legato alla gender inclusion, quindi di un discorso legato ad un progetto a sostegno delle donne. Quindi lei rappresenta una realtà multinazionale con 60 stabilimenti appunto in tutto il mondo. L'autoressa De Giorgio ha anche un'esperienza trentennale, quindi chi meglio di lei per parlarci di questa tematica? Prego. Sì, Aptar in effetti, come diceva lei, è un gruppo multinazionale che è presente in circa 18 paesi con più di 65 stabilimenti. Opera nell'ambito del packaging, quindi si rivolge al mercato della farmaceutica, della cosmesi ed alimentare. E in effetti diciamo il compito, l'ambizione di creare un ambiente di lavoro che sia equo, che sia inclusivo, fa parte della cultura aziendale sin dalle origini di Aptar. E si è poi man mano sviluppata fino a diventare ad oggi una priorità strategica del business. Questo perché si ritiene che sia funzionale allo sviluppo aziendale avere un ambiente di lavoro nel quale le persone si sentano accolte, si sentano ascoltate ed incoraggiate a dare il meglio di sé, no? E questo è possibile se si valorizzano tutte quelle caratteristiche personali, individuali che
comunque altrove potrebbero essere considerate degli elementi magari ancora fonte di disparità. E quindi parliamo della valorizzazione e dell'esaltazione di caratteristiche che non sono solamente la differenza di genere, ma sono magari anche di origine culturale, di etnia, di nazionalità, ma anche tutto quel bagaglio di esperienza professionale, di studi che le persone portano con sé in azienda. Da qui quindi la predisposizione ad attrarre dei talenti giovani che magari vengono affiancati a risorse con maggiore esperienza. Proprio per supportare queste strategie di diversità, equità ed inclusione, negli ultimi anni sono nate diverse iniziative in APTAR, tra cui il progetto a cui lei faceva riferimento, che si chiama ALIGN. ALIGN è un acronimo inglese che oltre al nome APTAR contiene anche parole come leadership e crescita, ed è uno dei tre gruppi di risorse APTAR che si occupano proprio di promuovere la cultura dell'inclusione in azienda. ALIGN, che è quello del quale sono sponsor in Italia insieme ad un altro collega, si occupa più precisamente dello sviluppo della leadership femminile, ma in realtà ci sono altri due gruppi che hanno come focus lo stesso compito, ma il focus spostato sulle comunità arcobaleno piuttosto che sulle comunità americane di discendenza africana. ALIGN quindi ha il compito di connettere le comunità femminili in azienda, in APTAR, e fornendo loro del materiale, delle linee guida e del materiale per promuovere il loro sviluppo, lo sviluppo della leadership femminile. Per fare un esempio, ogni leader di ALIGN è connesso a dei gruppi di allieve alle quali offre delle attività di mentorship, di coaching per aiutarle e supportarle in questo sviluppo di leadership. E, tra l'altro, bisogna dire che ALIGN, APTAR ha fatto anche una partnership con Catalyst, che è un'organizzazione no profit che lavora con i vertici delle maggiori compagnie del mondo e che mette a disposizione dei dipendenti di APTAR del materiale formativo per promuovere lo sviluppo della leadership femminile. Per concludere, ALIGN sta avendo sempre un maggiore successo in APTAR. Al momento contiamo più di 100 ambasciatori, i quali hanno il compito di organizzare delle iniziative a livello locale. E, a volte, su base periodica, si incontrano tra di loro per condividere idee ed esperienze. ALIGN Italia lo scorso anno ha incrementato lo staff degli ambasciatori da 3 a 5, ma è supportato nell'organizzazione delle aziende da un comitato di volontari che è molto motivato. Grazie dottoressa, mi dà l'assist per passare dalla dottoressa Gea in collegamento perché mi piacerebbe riflettere su un fatto che è sotto gli occhi di tutti. Si parla molto spesso di inclusione, di diversità, più che altro ahimè come moda e come discorsi collegati con fatti etici che talvolta sono sconnessi poi da una mission concreta. Ovviamente non è il caso di nessuno degli ospiti qui presenti che ci stanno proponendo esempi virtuosi. Come si può dare concretamente un seguito ai concetti che abbiamo espresso fino adesso? Grazie di questa bella domanda che mi consente proprio di dare degli esempi concreti, perché come vi ho detto prima la Fondazione Human Age, la Fondazione Human Power Group vuole essere molto concreta nell'essere questo ponte tra persone fragili ed organizzazioni, esattamente come la collega che vi ha illustrato il progetto ALIGN. Noi di Fondazione ci occupiamo della diversità, dell'equità, dell'inclusione, abbiamo quattro grandi verticali tematici attraverso i quali realizziamo progetti
e sono appunto l'inclusione senza nessuna categoria, l'attenzione alle migrazioni, l'attenzione alle minoranze sociali, l'ageless, il welfare e il well-being. E ora vi voglio raccontare di progetti concreti con i quali proprio ci siamo rivolti al mondo delle aziende, dialogando con altri enti del terzo settore, con altre fondazioni e mettendo insieme le forze, perché siamo altresì convinti che parlare e mettere insieme le forze di N fondazioni, di N enti del terzo settore, ci aiuti a portare risultati più concreti. Grande attenzione in questo 2023 abbiamo e vogliamo dare alla malattia oncologica. Siamo pronti ad iniziare la seconda edizione con il nostro partner Europa Donna Italia del progetto Trasformazione. Il progetto Trasformazione si rivolge a pazienti o ex pazienti oncologici, in particolare donne colpite al tumore al seno, quindi al tumore dell'area femminile, e vogliamo avvicinare questi beneficiari al mondo del lavoro. Quindi un progetto ha una valenza a carattere nazionale e l'obiettivo è proprio di ridare alle beneficiarie un ruolo attivo nella società. Innanzitutto vogliamo forte sottolineare il passaggio da paziente a candidato attraverso un percorso che noi chiamiamo un laboratorio del talento. In questo percorso non soltanto diamo alle beneficiarie una formazione sui diritti e doveri delle lavoratrici, quindi parliamo della legge 68, la legge 104, illustriamo loro che cos'è oggi il mercato del lavoro, quali sono, diciamo, le differenze rispetto al passato, gli strumenti social per introdurre al mondo del lavoro, quindi le piattaforme, le varie tipologie di contratto, le politiche attive che ci sono e che supportano queste, diciamo, beneficiarie nell'inserimento, ma soprattutto attraverso questi laboratori del talento lavoriamo sulla propria narrazione del sé, lavoriamo sulla metabolizzazione del proprio vissuto e lavoriamo appunto sull'accettazione. Quindi attraverso un percorso di coaching collettivo le beneficiarie imparano a confrontarsi, a non essere sola e imparano anche a narrare. Un altro progetto del quale, diciamo, siamo molto orgogliosi, e lavoriamo con la Fondazione Cari, con la Fondazione Sole Terre ed Apple, anche qui Work is Progress, questo acronimo in inglese, anche qui ci rivolgiamo a pazienti oncologici per riportarli al lavoro, e, per reinserirli o inserirli, e anche qui fortemente convinti che la malattia non debba essere un ostacolo. Poniamo anche grande attenzione alla transizione di genere, quindi con ALAL ed UNAR abbiamo realizzato degli opuscoli per comunicare bene il tema e per la sensibilità all'interno delle aziende sul tema. Abbiamo realizzato un opuscolo che è la buona prassi nei luoghi di lavoro, che è rivolto proprio alle aziende, ai manager, ai datori di lavoro, che vogliono creare uno spazio di lavoro realmente inclusivo. Il secondo opuscolo è lavoro ed identità di genere e questo è pensato per le persone in transizione di genere per offrire loro una guida ai loro diritti con l'auspicio che possano essere appunto soggetti attivi per creare delle buone prassi con il proprio datore di lavoro. Inoltre, grande attenzione alle migrazioni, ai rifugiati. Siamo stati insigniti, ne siamo orgogliosi, dal UNHCR del Love We Welcome, perché nel biennio precedente, quindi 2022, ci siamo occupati del grande esodo afghano e l'anno scorso dei profughi ucraini ed abbiamo lavorato con UNHCR per l'inserimento lavorativo di questi profughi. Quindi, come vedete, grande attenzione a tanti temi. Cito soltanto in ultimo, ma non è un ultimo, anche il tema dell'inclusione giovanile al lavoro, tutto il tema dei NEET che sappiamo in Italia avere dei numeri veramente importanti e drammatici e anche qui lavoriamo con le organizzazioni, con le aziende, con le istituzioni per portare al lavoro questi giovani. Esempi concreti e non pochi, quindi grazie per aver esposto così in maniera precisa e puntuale tutto quello che fate e questo mi dà la possibilità di chiedere a Mucciariella qui in studio, siccome abbiamo detto in apertura,
che questi sono progetti che segnano comunque una strada per lo sviluppo della valorizzazione delle persone e creano anche paradigmi vincenti sotto il profilo sociale. Qual è la sua visione di questo argomento da, appunto, da questa angolazione? Prego. Sì, in Manpower siamo convinti che il talento, con tutte le sue diversità, possa portare un grande contributo alle organizzazioni ed è per questo che ci impegniamo a sostenere le diversità lavorando con le aziende, i nostri clienti in Italia, numerosi, con i quali ogni giorno progettiamo progetti di inclusione. Lo facciamo chiaramente con gli strumenti che abbiamo a disposizione e la nostra fondazione. La fondazione per noi è l'opportunità di collaborare davvero per la realizzazione di progetti a supporto dell'inclusione. E, la collega parlava del progetto dei malati oncologici, noi lo sosteniamo come Manpower Group e rientra all'interno di una divisione che abbiamo in Manpower Italia di persone che lavorano unicamente sui soggetti con fragilità, con problematiche legate e rientrano nel bacino delle categorie protette chiaramente. Prima davo un numero, 2500 persone a cui abbiamo trovato una collocazione lavorativa lo scorso anno, sono un numero significativo, ma non si è trattato solamente di fare un'attività di ricerca e di selezione cercando di fittare le competenze, di matcharle con le esigenze dell'azienda. In molti casi abbiamo collaborato con le aziende, clienti, per creare dei veri e propri percorsi di inclusione nel mondo del lavoro. Quindi questo è un aspetto molto importante che voglio sottolineare. Anche sul tema dei rifugiati siamo fortemente attivi e tra l'altro qui in Abruzzo stiamo recitando un ruolo molto importante per quanto riguarda i rifugiati provenienti dall'Ucraina. Abbiamo un progetto internazionale sull'Ucraina, We Stand with Ukraine, dove cerchiamo di dare un sostegno importante a queste persone cercando di facilitare l'integrazione sociale, lavorando su dei percorsi formativi che mettono al centro prima la lingua, poi attività di orientamento, ma anche la creazione di opportunità. Stiamo lavorando in Abruzzo, abbiamo già formato più di 30 persone, adesso in febbraio partiranno percorsi per circa altre 50 rifugiati che saranno appunto all'interno, instradate all'interno di opportunità reali che provengono dalla creazione di network che abbiamo generato con enti formativi, con chiaramente anche con le aziende del territorio per favorire il loro ingresso in alcuni settori. Cito solo un altro progetto, secondo me molto significativo, Nitton, è un progetto di Bosch Italia che ha come partner Manpower la Fondazione Human Age Institute e anche Lab Law, un importante studio italiano internazionale. Sostanzialmente è rivolto proprio alla categoria dei NEET. I NEET sono quei giovani sopra i 15 anni che di fatti non sono più in età scolastica, quindi not in education, non impiegate e non in percorsi di training. Sono persone che di fatti passive nella nostra società. Ahimè, questo bacino tra i 15 e i 29 anni, in questa situazione, tra i 15 e i 29 anni, è rappresentato dal 25% dei giovani, quindi una fetta veramente importante. Forse non si pensa che siano così tanti giovani che non sono alla ricerca di occupazione. Con Bosch, Manpower disegna dei progetti di alta formazione specialistica, di supporto alle competenze chiaramente sia specifiche ma anche trasversali, cercando di creare tramite la rete di realtà e di organizzazioni opportunità di lavoro immediate. E questo è un progetto che ci riempie d'orgoglio e che ogni giorno ci impegniamo a svolgere al meglio. Decisamente, congratulazioni per questi bei progetti e vado dalla dottoressa De Giorgio per continuare a parlare dei progetti che ci aveva illustrato in precedenza. Che altro c'è e quali sono le prospettive del vostro settore? Sì,
In effetti devo dire che queste iniziative che stiamo intraprendendo stanno dando degli ottimi risultati, molto incoraggianti. Possiamo fare giusto qualche esempio. Grazie al supporto del progetto Align, Aptar sta vedendo progressivamente aumentare la percentuale di donne nelle posizioni di leadership più senior. Utilizziamo infatti dei KPI, degli indicatori di performance, per misurare la percentuale di presenza, la composizione, ecco, della forza lavoro in termini percentuali, poi di rappresentanza di ciascuna categoria. Possiamo dire in effetti che il consiglio di amministrazione di Aptar al momento è formato dal 40% di donne e il comitato esecutivo dal 37%. Align però non si occupa solo di leadership, ma si preoccupa comunque di continuare a generare, a creare un ambiente di lavoro che sia flessibile, che sia sempre più accogliente per le donne. E in effetti, da una indagine fatta dalla rivista Forbes, negli ultimi 2 anni Aptar è risultata tra le aziende di maggior successo e tra le migliori al mondo per l'ambiente di lavoro orientato alle donne. Ogni anno, in occasione, l'8 marzo, in occasione della celebrazione della Giornata Internazionale delle Donne, viene organizzato un evento live al quale partecipano tutti i dipendenti, ovviamente la maggior parte da remoto, nel quale sia i membri del Consiglio di Amministrazione ma anche dei relatori esterni sono invitati ad esporre le proprie esperienze, le proprie prospettive in termini di equità di genere. E, per fare un esempio, lo scorso anno abbiamo ospitato l'ex ministro francese per la diversità, equità ed inclusione, Elisabeth Moreno, che ci ha raccontato non solo la sua esperienza, ma ci ha dato veramente tante indicazioni per promuovere in maniera più incisiva, se vogliamo, ancora più incisiva, questa cultura dell'inclusività in azienda. E sempre a livello mondiale, poi una volta l'anno viene organizzata quella che è la settimana dedicata invece alla diversità, equità e inclusione, un pochettino più ad ampio spettro, quindi non più dedicata solo alle donne, ma accoglie anche gli altri 2 gruppi di lavoro dei quali parlavamo. E, circa 2 anni fa il gruppo Align Italia in questa occasione ha intervistato Gigliola Staffilani, che è una eccellenza italiana del mondo scientifico, dovrei dire anzi eccellenza abruzzese visto che è originaria di Martinsicuro, la quale è professore di matematica al MIT di Boston ed ha ricevuto tantissimi riconoscimenti e premi in ambito scientifico, e lei ci ha testimoniato proprio le difficoltà che in qualità di donna e di madre ha incontrato in questo percorso davvero notevole, ma ci ha anche testimoniato quali competenze l'hanno aiutata, l'hanno supportata per raggiungere i vertici del mondo accademico statunitense. E, tra l'altro, possiamo dire altre 2 piccole informazioni, tutte le iniziative, le informazioni, le novità che riguardano Align sono ospitate in una rubrica del giornalino aziendale di promulgazione delle attività dell'azienda. E, un nostro collega ha composto una canzone che tratta di temi di inclusione. Questa canzone è stata incisa in studio da un gruppo di colleghi ed è stata poi presentata anche in pubblico in diverse occasioni pubbliche. Molto, molto interessante. Io sono incuriosita dal passaggio relativo ai consigli che aveva dato il ministro, perché la vostra è una realtà appunto che si nutre di confronti con altri contesti internazionali. In un flash, che cosa vi ha detto, che cosa vi ha consigliato? Lei ha presentato soprattutto quelle che sono le prospettive a medio e lungo termine dell'inclusione. Ovviamente lei parlava in generale, non solo quindi del mondo femminile. Di conseguenza ci ha dato un po' di informazioni, linee guida, tante indicazioni che aiutano a infondere, far propria questa cultura di inclusione a tutti i livelli aziendali.
Benissimo, siamo giunti quindi al termine della nostra trasmissione che parla di un tema tanto attuale quanto importante. Ringrazio ovviamente gli ospiti che ci hanno aiutato in questo percorso. Vado in collegamento per ringraziare Stefania Agea. Grazie. Grazie a voi per l'opportunità. In studio ringrazio Gennaro Mucciarella, grazie mille per essere stato con noi. Grazie, gentilissimo. Simona De Giorgio, grazie mille. Grazie a voi per l'invito. Per quanto concerne la parte tecnica, i miei ringraziamenti vanno a Danilo Cinquino in regia e per le riprese ad Andrea Di Fabio. Ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana.